questo caso vi racconterò la storia di due ragazzi che sono stati i miei studenti, proprio come voi. Ho avuto l'onore di avere loro come studenti, così come ora ho l'onore di avere molti di voi come studenti. Da quando avevo 12 anni e 16 anni ho insegnato loro musica. Eccoli qua. Per fare il cantastorie mi devo mettere il cappello. Fece molto scalpore, molto spazio sui mass media. Anche l'opinione pubblica fu proprio commossa da questa storia. Poi dopo è stata dimenticata, come sempre accade, consumata dai fast food della memoria. Anzi, proprio buttata via nelle discariche della memoria, lì dove il cantastorie la prende e la mette dentro il forziere inossidabili del mito. È la storia di Sasha e Lilli. Due splendidi ragazzi, nati e cresciuti nel campo nomadi di Via De Gordiani. Via De Gordiani è nella periferia est di Roma, la nostra città. Questi due ragazzi facevano parte di tutto un gruppo di ragazzi che praticamente diventavano adolescenti dei primi anni del nuovo millennio. È stato detto loro, promesso loro, che se si fossero impegnati seriamente nel rispetto delle regole, nello studio, avrebbero avuto la possibilità di avere una vita dignitosa, una vita normale, una vita decente. Questa promessa, insomma, loro avevano creduto a questa promessa, questi ragazzi. Loro volevano avere una vita normale, uscire da quel campo, avere una casa, un lavoro, fare la vita che fanno tutti gli altri ragazzi romani. E quindi si erano impegnati nello studio, erano diventati un gruppo di ragazzi coeso, unito, che si volevano bene, si impegnavano. E ragazzi, come si dice a Roma, decore. Ancorché zingari. Per sintetizzare un po' questo loro sogno comune, vi dico una piccola poesia che aveva scritto uno di loro, Melli, che si chiamava Melli, era il soprannome, era il bello del gruppo, quello che tutte le ragazze perdevano la testa per lui. Aveva scritto questa piccola poesia che sintetizza proprio, senza pretese, senza mete, appena un po' di metrica, così una rimetta, quello che loro sentivano. Voglio una storia vera, che nasca a primavera e non finisca mai. Voglio una vita senza guai. Quasi a fare il verso a una famosa canzonetta che ha fatto innamorare tante generazioni di ragazzi italiani, no? Però all'incontrario proprio, che fa invece voglio una vita, la voglio spericolata e piena di guai, la conoscete, no? Per potersi sposare. E loro avevano fatto questo, facendo trovare le rispettive famiglie di fronte a un dato di fatto, il loro amore. Il loro amore che aveva già preso forma nel grembo di lei in una vita che stava per nascere. Così al loro matrimonio c'erano veramente tutti, una grande festa, li vedete qua che brindano, tutti brindavano a loro, belli come li vedete qua. Tutti erano sicuri che si brindava al futuro di due ragazzi che avrebbero in qualche modo
fatto una vita onesta, perché erano belli fuori e erano belli dentro. Già Sasha si impegnava, faceva le pulizie nei campi di calcio vicino al campo. Certo, non era proprio un grande lavoro, per comprarsi una casa, affittare una casa fuori dal campo, fuori da quella prigione, il campo Zingari, ci sarebbe voluto un bel altro, forse ci sarebbe voluto un miracolo. Quella canzone di cui vi ho detto ha proprio una corrispondenza con dei dati oggettivi, segna proprio la differenza tra un ragazzo italiano e un ragazzo zingaro. Perché? Mentre le aspettative medie di vita a Roma di un ragazzo nato e cresciuto a Roma, ma italiano a tutti gli effetti, arrivano quasi agli 80 anni, le aspettative di vita di un ragazzo nato e cresciuto a Roma, italiano pure lui, però dentro un campo Zingari, non arrivano ai 40.
trovati il giorno dopo abbracciati su quel che rimaneva del loro letto. Ma non devono aver sofferto, perché il fumo velenoso si è sicuramente preso la precedenza sul fuoco, stordendoli e addormentandoli prima che le fiamme si impadronissero dei loro corpi. C'era tanta gente, c'erano tutti, e molti gridavano: Sasha eroe! Sasha eroe! Sasha eroe! Perfino il sindaco di Roma lodò pubblicamente l'eroico gesto dello sfortunato Zingarello. Ma poi uno zingarello di 16 anni, essere un eroe. Deriva dal greco antico eros, che significa amore, passione d'amore. E non è forse un campione d'amore chi sacrifica la propria vita per cercare di salvare quella di chi ama, della propria sposa, del bimbo che la porta nel grembo. Anche se zingaro, e a maggior ragione se zingaro, Sasha è un eroe. Cosa applaudite? Si può morire così da eroe a 16 anni, con un bimbo che lei aspettava nel grembo, con la vita avanti, il futuro davanti, nel 2000, nell'epoca dei microchip, del 5G. Si può morire in questo modo ancora oggi, in un rogo della miseria, perché i campi nomadi sono miseria, emarginazione, sono una sorta di prigione per questa gente. Una miseria che ladra di futuro, non di portafogli, telefonini, televisori, automobili, no, è ladra di futuro. E il futuro è il bene più importante che noi abbiamo, tutti noi abbiamo, e quando viene sottratto anche a una sola persona, siamo tutti noi che siamo stati derubati. Per questo il Cantastorie continuerà a raccontare la storia di Sasha e Lili nelle piazze, nelle strade, per ricordare a tutti che siamo tutti fratelli, d'amore e di libertà, bianchi, rossi, gialli, neri, siamo tutti insieme per l'eternità. Servendo il vero amore. Fiore.